Inizio nel ringraziare la mia cara mamma che mi ha insegnato questa ricettina infallibile. Iniziamo. Versate dell'olio evo in una casseruola capiente. Sbucciate una cipolla piccola e tritatela in un mini pimmer. Versatela nella casseruola e fatela soffriggere a fiamma dolce. Si dovrà dorare leggermente. Versate ora i bocconcini di vitellina di latte, date una leggera mescolata, aggiustate di sale, sale aromatico, tagliate a pezzettini piccoli il sedano la carota e quest'ultima tritatela in un mini pimmer. Tagliate i pomodorini e ora potete versare il vino bianco. Alzate la fiamma e fate sfumare. Coprite con un coperchio e girate di tanto in tanto. Ora potete versare le verdure. Fatele cuocere, si dovranno ammorbidire. Ora potete fare a tocchetti le patate e aggiungerle agli altri ingredienti. Mescolate. Aggiungete un bicchiere di acqua e coprite. Se necessario aggiungete un altro bicchiere di acqua, aggiustate di sale se necessario e fate rapprendere bene lo spezzatino. Per ultimo completate con del prezzemolo tritato. Eccolo qua pronto. Uno spezzatino super delicato, credetemi. Profumatissimo. E adesso impiattiamo in delle terrine di coccio per mantenerlo bello caldo. Troppo gustoso, ideale nelle giornate piovose, nelle giornate fredde, ma ideale sempre. Un secondo completo, ma passiamo all'assaggio. Buonissimo, ripeto, da leccarsi i baffi. Se la ricetta ti è piaciuta, metti un like e iscriviti al mio canale per essere sempre aggiornato. La ricetta la trovi nel blog www.monicaincucina.it. A presto con nuove ricette da Monica e da Brigitte naturalmente.